È sempre consolante vedere come i discepoli non capiscano niente della fede, perché almeno siamo particolarmente consolati, ci sentiamo davvero sulla stessa barca. Finisce questo Vangelo e loro reputano che la prova della fede sia questa, che dove c'è la fede, dove c'è Gesù, allora le tempeste della vita finiscono. Ecco, quello è il grande segno della fede in Gesù, così funziona. Ed effettivamente era lì che era venuta la loro crisi, da questo calcolo che non tornava. Ma come? Siamo sulla barca con Dio, eppure c'è la tempesta, eppure siamo a rischio, eppure conosciamo il sentimento della paura, qualcosa non va. Allora a Dio non importa niente di noi se dobbiamo sperimentare il pericolo e dunque la paura. Ma non è questo il miracolo. Il miracolo non sta nel fatto che lui possa comandare sulle tempeste e fermarle. Il vero miracolo che interroga la fede, richiede la fede, è sapere che Dio è presente nella tempesta, non che possa interromperla. Perché se non ci fosse l'esperienza della paura nella fede, se la fede fosse l'esclusione dell'esperienza della paura, allora sarebbe il grande inganno che ci permette di scappare dall'unica esigenza che ci tiene in piedi nella vita. Cioè, siamo sempre chiamati a fidarci di qualcuno per essere vivi, per essere salvi, perché altrimenti basterà la prima tempesta, il primo venticello controcorrente nella nostra vita e subito crollerà tutto quanto il castello che noi abbiamo costruito. La fede non è chiamata a escludere la paura, è chiamata a farci abitare persino la paura, a dirci che anche nella paura e nella tempesta noi possiamo fidarci di qualcuno, e la salvezza è quella. Se aspettiamo sempre salvatori che interrompano tempeste, allora viviamo fuori dalla nostra stessa esistenza, e Dio è una specie di talismano, un oppio al quale ci aggrappiamo per non conoscere il pericolo. No, invece la fede è la forza di chi sa affrontare i pericoli, perché anche nella paura sa fidarsi di qualcuno. Questa è la grande restituzione che ci salva. Fidati, puoi fidarti, anche quando la barca sembra affondare. Tu fidati, anche se l'altro è in silenzio e sembra non fare nulla, sembra quasi disinteressato rispetto al terrore che ti invade in profondità, tu continua a fidarti e vedrai che questa è un'ancora ben più preziosa di quella che potresti gettare nel mare in tempesta e che tu pensi possa superare la tua paura. D'altronde, a cosa ti servirebbe un'ancora in mezzo a una tempesta? Hai piuttosto bisogno del coraggio di arrivare fino a un porto, e questo coraggio lo trovi solo in chi ti sa stare accanto ed è degno della tua fiducia.